Dal presupposto che anche Savona e la sua provincia non sono esenti dal fenomeno della presenza delle organizzazioni mafiose, segnatamente dell''ndrangheta. Il problema di affrontare e combattere la presenza ormai stabile di queste organizzazioni è dato soprattutto dal ricorso ovviamente ai mezzi giudiziari e quindi alle attività di indagine e poi ai processi, ma anche e forse ancora prima dalla consapevolezza dei cittadini sulla esistenza di questi fenomeni, consapevolezza che viene spesso minata o per deficit di informazioni o culturali o addirittura per interessi, quando le stesse vittime di attività in qualche misura collegabili alla criminalità organizzata traggono da questa loro attività una qualche forma di utilità di vario genere, ma più o meno significativa, ma comunque esistente.